Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira, buon lunedì. Allora, abbiamo dei numeri da cui partire stamattina. La situazione è grave, ancora grave. Sono oltre 30.000 contagi al giorno da parecchi giorni. Ieri i morti erano 331. La verità è che molti ospedali italiani stanno scoppiando, ce lo raccontano i medici in continuazione, chiedendo a gran voce un lockdown. E però in Italia c'era un bel weekend di sole, tante persone sono uscite in strada, in spiaggia, e questo ha ancora cambiato le cose, anche perché c'è una strana coincidenza. Siamo al 9 novembre e incredibilmente sta arrivando l'influenza come ogni anno, e l'influenza complicherà ancora di più tutto, perché i sintomi, come ben sappiamo, saranno molto simili al Covid. Lo sapevamo, eppure questa cosa sta arrivando, anche questa, come uno tsunami su di noi. Stiamo già capendo molto poco, ma ora, in queste ultime ore, rischiamo di capirci sempre meno. Perché? Perché l'Italia è stata divisa in varie zone, rosse, arancione e gialle. E da quel momento in poi non si è capito nulla. Regioni e governo che litigano sui colori, denunce, ricorsi, dubbi sui dati, riconteggi. E poi capitano altre cose strane, perché ieri sera mi trovo in una trasmissione televisiva da Massimo Giletti con un generale dei carabinieri in pensione che si chiama Saverio Cotticelli. Chi è? È l'ex commissario alla sanità in Calabria, che si è dovuto dimettere a seguito di un'intervista pazzesca, che non sapeva nulla di quello che stava accadendo in Calabria. E ieri sera ci dice: c'è un complotto contro di me, non so perché ho detto quelle cose, non ero io, forse mi hanno drogato. Ma non è tutto, perché al suo posto arriva Giuseppe Zuccatelli, il successore, nominato in poche ore quando lui si è dimesso, un super esperto, molto stimato, che però, sottolineo però, a maggio, il 27 maggio, non a marzo o a febbraio, diceva che le mascherine non servono a niente. E tra l'altro è un signore che, per carità, stimatissimo, come vi dicevo, ma 2 anni fa si è candidato alle politiche con il partito del ministro Speranza. Insomma, rischia anche su questo di capitare un gran pasticcio. Questi finora sono i fatti. Adesso però vi do la mia opinione, perché quel semaforo che stiamo mostrando, no? Un semaforo di 3 colori, la mia sensazione è che se continuiamo così il colore sarà uno solo, sarà il rosso, e ci sarà poco da lamentarsi. Sigla.